Credere nell'Europa attraverso fasi di conoscenza progressive. L'Europa è un organo vivente che raggiunge obiettivi solo attraverso l'impegno di tutti gli Stati membri. E ancora, l'Europa è la casa di tutti i cittadini europei che sono chiamati a concorrere alla sua crescita economica e sociale. L'Europa invece è un organo vivente che, diciamo, riesce a raggiungere degli obiettivi solo grazie all'impegno costante di tutti gli attori. È evidentemente una realtà molto articolata perché fa riferimento a delle istituzioni che siedono a Bruxelles, quindi dei funzionari e dei politici che agiscono a Bruxelles, ma si avvale anche del lavoro di tutti i livelli di governance, cioè i livelli decisionali degli Stati membri. È una cosa imponente, ma a tutti i livelli. Non è un gioco che contempla la possibilità di passare. Chi passa la mano va indietro, non rimane fermo. Quindi è molto importante che voi conosciate queste regole, perché un domani, qualsiasi cosa voi farete, voi impatterete sull'Unione Europea. Quando si parla di Unione Europea si parla di cambiamento culturale. Deve passare attraverso le lingue, deve passare attraverso la coscienza civica. Otterrete più di quanto diciamo investirete, perché otterrete in termini di diritti avanzati. Otterrete economicamente di più di quello che l'Italia dà, perché l'Unione Europea per ogni euro che spende ne moltiplica il valore. I soldi che l'Italia dà sono in parte restituiti all'Italia, in parte vengono messi in circolo per situazioni tutte che possono aiutare l'Italia. L'Unione Europea è il più grande donatore del mondo, significa che supera la Banca Mondiale nei finanziamenti ai paesi in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo, secondo una vecchia concezione che credo dobbiamo aggiornare, sono i paesi che confinano con l'Italia. L'Italia è un paese dell'Unione Europea di confine, ricordatevelo. Questo è molto importante anche per spiegare un po' l'approccio lento dell'Italia a questa partecipazione, a questo straordinario gioco di società.